Da 150 anni la scuola pubblica al centro per l'unità d'Italia. Con questo slogan, gli studenti della città hanno preso parte alle celebrazioni per il 65esimo anniversario della Repubblica, attraverso una serie di manifestazioni ed esibizioni che hanno caratterizzato tutta la mattinata del 1° giugno in Piazza del Popolo. Successivamente all'esecuzione dell'Inno d'Italia e del rito dell'apertura della bandiera tricolore lungo la facciata di Palazzo dei Capitani, centinaia di studenti delle elementari della città hanno consegnato bandiere ai rappresentanti delle istituzioni. Io credo che questi bambini un applauso lo debbano a chi la scuola pubblica l'ha creata in Italia. Fu il ministro Giovanni Gentile che fece la riforma che per 75 anni regolò la scuola elementare all'Italia, quindi veramente un grande applauso, un grande ricordo. Ottimi segnali che ci vengono dalla società scolana, che viene preparata al meglio dalla nostra scuola, dalle nostre famiglie, che proprio approfittando in questo grande momento di rinascita nazionale che abbiamo voluto celebrare con il 150esimo, hanno saputo stimolare la parte, dobbiamo dirlo, migliore della nostra comunità, che è una bellissima comunità, giovane, sorridente, che spero possa veramente guardare al futuro con molto ottimismo, proprio perché quando sventano le bandiere, quando la scuola è viva, è forte, io credo che ci siano tutte le condizioni per essere ottimisti. Il momento centrale degli appuntamenti dedicati alla festa della Repubblica è stata l'esibizione dei ragazzi dell'infanzia e della primaria di Ascoli Centro con quelli dell'istituto secondario di Folignano. Noi siamo molto contenti di aver partecipato a questa bellissima manifestazione. È la prima volta che tutto il circolo di Ascoli Centro partecipa in massa per un obiettivo così alto. Siamo fieri dei nostri bambini che si sono impegnati nonostante gli ultimi giorni di scuola, che sono quelli più impegnativi, più ricchi di verifiche, di test. E quindi diciamo che la finalità di questa manifestazione è stata pienamente raggiunta, anche tra noi insegnanti, a livello umano diciamo. I bambini ovviamente sono piccoli, non hanno ancora il concetto di geografia, di spazio geografico, però comunque loro hanno preso consapevolezza di essere cittadini italiani e sanno anche bene la configurazione dell'Italia, cioè a forma di stivale. Per cui questa consapevolezza l'hanno acquisita, poi i bambini adesso fanno più esperienze, viaggiano, per cui la conoscenza si amplia. Per questo la scuola è il ramo su cui siede la cultura di un popolo, quindi deve essere sempre incentivata, mai limitata o tolte delle risorse, perché è il ramo su cui siedono i bambini. Poesie, canti e racconti, ispirati a fatti e personaggi del Risorgimento, sono stati proposti al pubblico presente dagli studenti, in un excursus in cui ad essere protagonisti sono stati soprattutto canti popolari, episodi su Garibaldi e sul brigantaggio, oltre che un commento sugli articoli della Costituzione. Una festa per riportare l'accento sul valore della famiglia, ma anche per ricordare che gli infortuni che avvengono in sede domestica in Italia colpiscono un numero maggiore di quanto si immagini, ponendosi come una delle cause di morte superiore numericamente a quelle provocate dai sinistri automobilistici. All'interno delle iniziative organizzate nella settimana della famiglia si è svolto al Polo di Sant'Agostino il Mamma Day,
organizzato dall'assessorato alle politiche sociali con l'associazione Feder Casalinghe, allo scopo di sottolineare l'importanza di ciò che accade tra le mura di casa e di tutelare l'immagine della donna, sempre più presa dalle faccende casalinghe e divisa dal lavoro, i figli e i fornelli. La casistica, soprattutto in ambiente familiare, l'inadeguatezza degli spazi, la caduta dalle scale, dagli sgabelli probabilmente impropri, poi gas, elettricità, riscontriamo in effetti una mancanza di attenzione, di educazione e probabilmente anche dello stress della vita moderna. La famiglia è il punto di riferimento della vita e della società civile, che nella famiglia la donna è importantissima sia per la crescita dei bambini ma anche per l'assistenza agli anziani. Ricordiamo che è la donna che trasferisce le tradizioni, i ricordi, che porta in tavola gli elementi della tradizione locale, quindi la donna è la storia del territorio. Nel corso dell'appuntamento, a cui è intervenuto anche il Movimento Cristiano Lavoratori, sul tema della sicurezza domestica, sono state tante le mamme accorse, alle quali sono stati consegnati pannolini ecologici per i loro neonati. Un modo per ricordare il loro operato, ma anche per sottolineare l'importanza del rispetto dell'ambiente. La cosa, diciamo, che vivacizza questa giornata, alla quale noi teniamo molto, è la consegna a 500 mamme, 500 famiglie che hanno avuto bimbi dal 1 gennaio 2010 ad oggi, di un kit con un pannolino lavabile, che è, diciamo, un segnale anche per quanto riguarda il risparmio diciamo, il contenimento dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente. Quindi ci sembrava che il Mamma Day fosse un evento che a pieno titolo può stare dentro la nostra settimana della famiglia. Rappresenta uno dei maggiori patrimoni della città ed è ritenuto tra i suoi simboli più emblematici, non solo per la storia e per l'immagine austera che vanta, ma anche per le vicissitudini che hanno caratterizzato la sua attività nei secoli. È il Forte Malatesta, imponente roccaforte posta accanto al ponte un tempo ritenuto d'ingresso alla città, relativo a Porta Maggiore, tornata a nuovo splendore a 32 anni dall'ultima attività, quella di carcere giudiziario. Devo dire che l'emozione sta tutta nella convinzione che Ascoli sia davvero una grande città europea, una grande città piena di talenti e che in questo momento stiamo solamente dando ad Ascoli la possibilità di esprimersi come merita. Nessuno si inventa niente, era già tutto qui, abbiamo solo cercato di mettere insieme i talenti della città. La struttura, nata come caserma e trasformata in prigione nel 1805, ha riaperto i battenti lo scorso 30 ottobre con una suggestiva cerimonia che ha compreso l'allestimento della rievocazione storica intitolata alla riconquista del forte, grazie al coinvolgimento di 100 figuranti diretti da Gianni Nardoni con la partecipazione della Compagnia dei Folli.
La nuova immagine dell'antico edificio trecentesco si è aperta al primo piano con una ricchissima esposizione di opere provenienti dalla collezione di arte contemporanea conservata dall'ascolano Serafino Fiocchi, che ospita 236 lavori astratti firmati da autentici maestri della pittura e della scultura moderna. Ascoli si riappropria di un monumento straordinario, quindi l'occasione per conoscere una straordinaria architettura segnata, come diceva l'architetto Salvati, da, come si dice oggi, da un archistar perché del Rinascimento, perché certamente Antonio da San Gallo il Giovane rappresenta nella metà del Cinquecento quello che oggi rappresentano Calatrava piuttosto che Renzo Piano, quindi un monumento di se stesso e poi uno straordinario contenitore. Gli spazi sono molto versatili, molto suggestivi, questo dialogo tra l'antico e il contemporaneo qui viene molto ben esaltato e offre la possibilità anche di curiosare in allestimenti particolari.